Ciao a tutti, benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per inaugurare però questa volta una nuova serie che vi avevo già anticipato sarà impegnativa, sarà una serie veramente molto particolare, però io sono troppo curioso, perciò la voglio fare e spero che piacerà anche a voi. Ecco, parliamoci chiaro, questo è il senso. La serie in questione sarà dedicata alla storia delle classifiche italiane. Classifiche italiane che poi in realtà sono collegate un po' alle classifiche di tutto il mondo. In alcuni paesi sono iniziate un po' prima, in altri un po' più tardi, ma comunque abbiamo, diciamo, una sorta di inizio storia della storia, appunto, della classifica dei dischi più venduti, che parte davvero da lontano, ma da lontanissimo. Quindi oggi già inizio questa serie parlandovi delle origini della classifica dei dischi più venduti. Inizialmente sicuramente in 78 giri e poi via dicendo fino ai tempi nostri, dove i dischi ormai non ci sono più, come sapete, ma si sta parlando di file in pratica. Siamo prontissimi perciò per iniziare questa avventura, sarà lunghissima e chissà se vi piacerà, però è veramente troppo bello sapere anche questo tipo di storia e quindi ve la voglio raccontare. Da oggi inizierà una nuova playlist che sarà dedicata proprio a questo e quindi troverete la playlist La storia delle classifiche o comunque La storia della hit parade, della classifica dei dischi, e quindi insomma andate a vedere in questa playlist. Ogni settimana si arricchirà di nuovi capitoli e di nuovi volumi, ma più che altro di nuovi vlog. Ok, vai, perfetto. Oggi iniziamo quindi questa nuova serie. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. La prima classifica che è stata stilata in Italia dei dischi più venduti risale addirittura al 1800. Ovviamente non si tratta di canzoni così come le intendiamo oggi, anche se diversi di questi motivi sono stati poi ripresi da interpreti contemporanei, perciò ricantati anche nel Novecento. Si tratta quindi di composizioni che per un motivo o per un altro sono importanti nella storia della musica, sia leggera che leggerissima, e non solo italiana, essendo tutte composizioni nate in un periodo antecedente all'invenzione del disco, vengono indicati gli autori, ma non verranno mai indicati gli interpreti. Sono composizioni così note che comunque sono disponibili in diverse incisioni a partire dal Novecento, quando appunto nacque il disco vero e proprio. Nel periodo fra il 1910 e il 1919 l'industria discografica è in piena espansione e anche le tecniche di incisione e di riproduzione fanno ogni anno passi da giganti. Il successo di un brano veniva ancora dato dalla vendita e dalla somma di vendita degli spartiti musicali, ma anche delle copielle. Voi direte: cosa sono le copielle? Anch'io mi sono documentato. Sarebbero dei fogli volanti con testi e musiche di singole canzoni stampati dalle case editrici e venduti da cantanti e suonatori ambulanti a prezzo molto contenuto. Erano diffuse nella metà dell'Ottocento, ma arrivarono fino al Novecento. Le copielle riportavano i nomi dell'autore e dell'editore e ospitavano a volte anche la pubblicità degli sponsor che servivano apposta per stampare queste copielle. 10 giugno 1940, Benito Mussolini, rompendo gli indugi, decide di schierarsi a fianco della Germania. Il 30 aprile le truppe alleate entrano in una città ormai liberata. Quindi la vendita delle canzoni vennero calcolate sommando la vendita degli spartiti e di queste copielle, e questo durò per molto tempo, fino all'avvento praticamente dei dischi. Questo accadde orientativamente a metà degli anni 30, fra gli anni 30 e gli anni 40, con un'Italia in pieno periodo di guerra, perché c'è la Seconda Guerra Mondiale, pressoché la totalità dei brani appunto elencati quindi dentro le classifiche a quel punto non solo erano la somma delle vendite di copielle e di spartiti musicali, ma anche la somma, e lì venivano anche inseriti appunto le canzoni che venivano vendute proprio in disco, e in questo caso in 78 giri.
La prima classifica di cui ci occupiamo in assoluto è quella del 45, perché proprio da questo anno verranno stilate le classifiche dei dischi più venduti dell'anno ogni anno, mentre appunto precedentemente venivano stilate classifiche ogni 5 anni, ogni 6, ok? Quindi dal 1945, l'ultimo anno della guerra, Seconda Guerra Mondiale, e con la sua fine, fra l'altro, arrivò anche l'invasione di brani americani in Italia. Primi tra tutti quello dello swing di Glenn Miller e del Boogie Woogie, la totalità dei brani perciò erano molto misti. In Italia si vendeva tantissime cose diverse, è un po' come ora alla fine delle fiere, forse ora siamo più italiani che di un tempo. Insomma, la classifica del 1945, vi racconterò quali sono i 5 dischi, in questo caso in 78 giri, credo proprio 5 dischi singoli più venduti in Italia del 1945. Tra i dischi più venduti in Italia del 1945, esattamente fino al quinto posto arrivò questa canzone, c'è Besame Mucho, famosissimo pezzo di Velázquez, che poi fu interpretato nel tempo da tantissimi artisti. A interpretarlo nel 45 sarà Dea Garbaccio, che sarà presente in questa classifica al numero 5 con Besame Mucho, ma sarà presente anche al numero 4 con un'altra canzone che si chiama Amor, Amor, Amor. Dea Garbaccio, che poi in realtà si chiamava Dea Giri Garbaccio, è una cantante di Borgosesia, nata nel 19 e poi è morta nel 97. È una cantante appunto molto nota negli anni 40. Lei scoprì la propria vocazione musicale nel negozio del padre, perché suo padre commerciava dischi e apparecchi radio. Nel 39 entrò a Leyar, che era la società anonima titolare della concessione in esclusiva delle trasmissioni circolari sul territorio italiano, va bene? E praticamente lei riuscì ad entrare a Leyar tramite un concorso nazionale. Presero lei e Oscar Carboni, esordendo ai microfoni con la canzone Come Bimbi e giungendo al successo con C'è una chiesetta amor. La notorietà fu moltissima e fu raggiunta appunto dalla canzone che il maestro Angelini la adottò e la usò poi ininterrottamente come sigla della propria orchestra, dotata di una voce intensa che sapeva però modulare anche in toni delicatissimi. È ricordata soprattutto perché ha interpretato Rosamunda, che poi è stata incisa con l'orchestra Angelini nel 42. Rifacimento della nordamericana Beer Barrel Polka del 39. La canzone avrebbe accompagnato coi suoi toni allegri e speranzosi gli italiani nei mesi della liberazione. Dea Garbaccio è stata attiva anche alla Rai fino alla fine degli anni 40 nelle formazioni di Angelini e Barzizza, ritirandosi poi a vita privata. Riposa in un loculo all'entrata del cimitero di Borgosesia sopra il marito Gino Carcassola, che era fra l'altro il primo clarinetto dell'orchestra Angelini, che lei aveva sposato nel 1947. Nella classifica dei dischi più venduti del 1945 c'è anche una canzone che si chiama Always e viene cantata da Guy Lombardo. Non sarà soltanto lui a cantare questo pezzo, in classifica ci sarà anche la stessa canzone rifatta da altri artisti tipo Sammy Kay, Arthur Wright, insomma diversi. Guy Lombardo in realtà non è italiano nonostante il cognome, lui è di Londra a dire la verità, è nato nel 1902 e poi è morto nel 77, era anche direttore d'orchestra, anche violinista canadese. Era però nato in Canada da genitori italiani, ti pareva, c'era da immaginarselo chiaramente, grazie al cognome, che erano immigrati dalla Campania e ha studiato violino e nel 17 formò una sua band musicale che appunto si chiamavano The Royal. Nel 29 cominciò a dirigere la sua orchestra nel corso del concerto di fine anno trasmesso radiofonicamente in tutto il paese. Era stato soprannominato ironicamente il re del corno per la sua predilizione per i toni caldi e malinconici. Nel 44 fece un disco, Love Love Love, che raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100 per 2 settimane. Nel 75 apparve nel ruolo di se stesso in un
episodio della Notte di San Silvestro nella serie televisiva di Harley Quinn e nel 76 regala l'ultima soddisfazione. Si esibisce presso il Teatro Comunale di Treviso, viene citato nel cartone animato Yellow Submarine da un bieco blu. Citato anche nel fumetto Robert Moses, il signore segreto di New York. Questo accade esattamente, se proprio volete sapere, nella pagina 59. O si te la naina ena che Dio che cria che te sarà pedia. Just like the ones I used to know. Nella classifica dei dischi più venduti in Italia del 45 è presente anche una canzone che sarà cantata da tantissimi artisti, e sto parlando di The Positive, una canzone che verrà cantata da Artie Shaw, dall'Andrew Sister, da Johnny Mercer, dai Pied Pipers, insomma la canteranno in tantissimi, e la canterà anche Bing Crosby, e riuscirà a entrare nella classifica dei dischi più venduti in Italia, esattamente al secondo posto con questa canzone, appunto. Bing Crosby, era detto Bing, in realtà lui il suo vero nome era Harry Lillis Crosby Jr., è nato nel 3, è morto nel 77, è stato non solo cantante ma anche attore e comico americano, una delle voci più amate del XX secolo. Tra i primi cantanti a prestare il volto per il cinema, ottiene enorme successo in musical e commedie tra gli anni 30, 40 e 50 e mantiene un'ottima carriera anche negli anni dopo. La sua incisione più famosa è sicuramente White Christmas, la canzone scritta da Berlin è il singolo più venduto di tutti i tempi, pensate 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Con una carriera artistica lunga mezzo secolo, considerato la prima stella multimediale, Bing Crosby è l'artista più venduto di maggior successo del XX secolo, anche al di fuori del suo campo artistico. Laggiù a Capocabana, a Capocabana la donna è regina, la donna... Il disco più venduto in Italia del 1945 sarà una canzone che si chiama A Capocabana e sarà cantata da Alfredo Clerici. Allora, Alfredo Clerici è un cantante di Vigevano, è nato nell'11 ed è morto nel 99, dotato di una voce calda e melodiosa, cominciò a cantare quasi per gioco, finché entrò anche lui nell'Eiar di Torino partecipando al concorso per voci 9 che si chiamava Gara Nazionale per gli Artisti della Canzone, che era indetto da questo ente radiofonico nel 38 e debutta a Radio Torino nel 39 nelle orchestre di Angelini e Barzizza. Nel dicembre dello stesso anno lancia la canzone Fiorin Fiorello, chi non se la ricorda, che diventa un successo mondiale, ripreso fra gli altri anche da altri artisti, la ricanteranno Carlo Buti, Luciano Taglioli, Luciano Pavarotti. Lo stesso autore Mascheroni con Panzeri, il famoso Panzeri della Berti, scrisse per lui nel 40 Fiorellin del Prato, che fu anche quello un grande successo. Nello stesso anno conobbe e sposò l'attrice Alda Mangini, con la quale insieme a Navarrini fondò una compagnia di amaspettacolo che girò l'Italia con successo e permise addirittura a Walter Chiari, che chiaramente era agli esordi, di approdare nel mondo dello spettacolo. I'll be Il primo vlog di questa serie dedicata alle classifiche e alla storia della classifica dei dischi più venduti in Italia, in questo caso, come avete visto, parte da lontanissimo con gli spartiti e le vendite degli spartiti, da prima addirittura dell'inizio dell'Ottocento, per poi arrivare ad essere proprio una cosa seria, nel senso verrà proprio e nascerà la classifica dei dischi più venduti dell'anno proprio nel 45, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo è quello che succede, come nasce in un certo qual modo la classifica dei dischi più venduti in Italia. Oggi abbiamo fatto questo viaggio, mamma mia, questo sì che è nel tempo, è un modo anche per fare un po' di storia, proprio anche di cultura, perché io mi sono chiesto tante volte, ma cioè, anche la classifica avrà avuto una sua origine. Allora, origine vere e proprie non le sappiamo con esattezza il giorno e l'ora, perché chiaramente sono cose che a volte iniziano anche un po' per volta, no? Vengono un po' per volta depresi dei dati. Infatti inizialmente, come vi ho detto, la classifica veniva stilata una volta ogni 5 anni, capito?
E poi alla fine siamo arrivati alla classifica quasi giornaliera ormai oggi con i download e siamo però venuti dalla classifica settimanale, poi quella mensile e via dicendo. È un modo come un altro per parlare di canzoni e anche per raccontarci degli artisti che questi sono davvero difficili da ricordare per noi, ma le canzoni invece no, perché canzoni come Fiorin Fiorello, Fiorellin del Prato, ancora oggi io vorrei divertirmi a chiederlo alle persone in strada, te la sanno ricantare queste canzoni, pensa come sono lontane nel tempo. Proverò perciò questa serie con poi una seconda puntata e vedremo un po' come andrà. Dai, è un modo come un altro per fare storia della musica. Io vi ringrazio per la visione. Vi ricordo ancora che da oggi inizia questa serie, perciò ci sarà una playlist dedicata proprio a questo. Andate a vedere nel mio canale e poi a mano con il tempo metteremo lì tutte le puntate che vedremo insieme. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Vi aspetto chiaramente la prossima volta. Ciao Dale!